sono Gianmarco e nel video di oggi si parla di paranormale, perché la storia comincia con una seduta di tavola Ouija e si conclude con una possessione demoniaca. Vi manderà completamente fuori di testa, ne sono certo, e forse alcuni se la ricorderanno perché probabilmente l'avranno vista su Netflix in un film chiamato Veronica. Mai come in questo caso la storia vera è molto più spaventosa e molto più terrificante di quella riportata all'interno di un film, perché è forse l'unico caso di fenomeni paranormali di possessione demoniaca ad essere riportato e descritto precisamente all'interno di documenti delle forze dell'ordine. Ma in ogni caso io voglio sapere giù nei commenti alla fine di questo video cosa ne pensate, perché ci sono varie teorie del complotto e varie ipotesi su quello che potrebbe essere effettivamente successo all'interno della famiglia Gutierrez Lazaro. Non dimenticatevi di mettere un pollice su, di iscrivervi al mio canale così so che devo fare altri video del genere, e direi di partire proprio da quella famiglia. Nel 1990 decide di spedire le due figlie, Estefania e Marianela, all'interno di un convento. I due genitori infatti erano profondamente cristiani e credevano che un'istruzione fatta di suore, di religione e di chiese avrebbe potuto dare la migliore possibilità di futuro alle proprie figlie. Il fatto era che Estefania a 16 anni negli anni 90 non aveva minima intenzione di studiare insieme alle suore. Questo perché i suoi interessi erano del tutto particolari e in netto contrasto con quello religioso. Era infatti molto attratta da tutto quello che riguardava l'occulto e la comunicazione con i morti. Riesce addirittura a convincere sua sorella Marianela e una sua amica ad utilizzare la tavola Ouija per provare a comunicare con il defunto ex ragazzo, morto poco tempo prima per via di un incidente. Riescono a costruire in qualche maniera questa tavola Ouija e preparano una rudimentale planchette. E a quel punto, di nascosto, all'interno del convento, iniziano la seduta e ricevono una risposta. L'entità comincia a parlare con loro e a dargli delle comunicazioni, delle informazioni. Ma improvvisamente la porta si apre. È una delle suore che scopre le ragazze e le strappa immediatamente la tavola Ouija a metà, per poi gettarla nel fuoco e interrompere bruscamente la comunicazione con quell'entità. Ora, molti di voi sapranno che interrompere una seduta di tavola Ouija in questa maniera è la cosa peggiore che si possa fare. Il portale che è stato aperto probabilmente non può più essere chiuso, perché quella suora prende anche la planchette e la butta per terra, rompendola a metà, e improvvisamente da lì comincia a uscire uno strano fumo bianco che viene inalato proprio da lei e Stefania. Immediatamente la ragazza comincia a sentirsi male e la suora decide di metterla a letto. Ma la vita di Stefania è destinata a cambiare immediatamente, perché quella notte fatta di incubi e ombre orribili non è solamente la prima. Continua a vedere queste ombre che la perseguitano, che urlano il suo nome, che la chiamano continuamente per andare da loro. E presto queste ombre iniziano a popolare anche la sua casa. Le vede, le percepisce anche da sveglia. La cosa si fa sempre più inquietante, sempre più ingestibile, tanto che Estefania si vede costretta ad abbandonare il collegio delle suore e tornare a casa sua con i suoi genitori. Estefania infatti comincia a cadere sempre di più in una sorta di trance in cui rimaneva anche per delle mezz'ore, immobile, fissando il vuoto e parlando in lingue sconosciute, e quando riusciva ad uscirne raccontava di vedere queste entità avvolte nella nebbia nel corridoio di fronte alla sua stanza. Il padre a un certo punto testimonia addirittura di aver visto la propria figlia Estefania fluttuare nel vuoto. Ovviamente i poveri genitori e i due fratelli piccoli sono letteralmente sotto shock da quello che sta succedendo alla povera ragazza, la quale continua a lamentarsi di vedere ombre e entità anche ad occhio nudo, con lunghe braccia e lunghe gambe che cercano di prenderla. Estefania però perde il controllo molto presto, comincia a ridere di continuo in maniera isterica, con una voce che non sembra nemmeno la sua, e la situazione peggiora talmente tanto che la ragazza comincia a stare male ed avere letteralmente delle vere e proprie convulsioni e dei lunghi stati alterati di coscienza. Ovviamente la famiglia decide di rivolgersi ai medici, e quelli la controllano e le fanno un check-up completo. Estefania non ha nulla che non va, anzi è in perfetta salute. Fatto era che i fenomeni paranormali a poco cominciano anche a includere il resto della sua famiglia e della sua casa. Il bagno in particolare era sempre al centro di questi avvenimenti, tanto che i membri della famiglia si svegliavano di notte sentendosi presi e strattonati letteralmente dai polsi. Alcune volte rimanevano chiusi nel bagno per ore senza possibilità di poterne uscire. E Marianela, la sorella con la quale aveva utilizzato la tavola Ouija, racconta una notte di aver visto delle strane ombre che strisciavano in camera, e anche lei riesce a vedere Stefania volare sopra il suo letto. La situazione si fa ingestibile e Stefania comincia a comportarsi come un vero e proprio animale rabbioso. Aggrediva i suoi familiari, il suo stesso cane, e si comportava in maniera disumana e dannosa per se stessa e per gli altri. Peggiora talmente tanto che viene ricoverata, e nell'agosto del 1991 Estefania Gutierrez Lazaro perde la vita. Molti di voi adesso cominceranno a ipotizzare il fatto che la sua morte abbia portato una vera e
propria pace all'interno di quella casa e di quella famiglia. Fatto che questo è solamente l'inizio per la famiglia Gutierrez Lazzaro. I fenomeni paranormali infatti continuano e la voce di Stefania non abbandona mai effettivamente quella casa. Ad un anno dalla scomparsa infatti, una foto appesa al muro di Stefania cade per terra e prende fuoco. Il fatto era che solamente la foto aveva preso fuoco, mentre la cornice no. Gli anni passano e i fenomeni paranormali peggiorano. La sorella Marianella addirittura notte viene strattonata per i capelli giù per il letto e osserva una bambina passare e camminare davanti di lei. Ma la cosa più particolare è che quell'entità demoniaca che aveva preso le sembianze di una bambina è scomparsa entrando nel bagno, che era diventato a tutti quanti gli effetti una vera e propria bocca per l'inferno. Una notte in particolare i fenomeni sono talmente violenti che i Gutierrez decidono finalmente di chiamare la polizia. Sono le 3 di notte e nonostante fosse novembre aspettano le forze dell'ordine fuori al freddo. I 5 agenti arrivati sul posto entrano in casa accompagnati da detective José Pedro Negri. E quello che sto per dirvi è quello che questi agenti della polizia hanno scritto. La temperatura all'interno della casa era bassissima, l'atmosfera gelava il sangue. I crocifissi si staccarono capovolti da soli. C'erano segni evidenti di graffi sui muri, ma soprattutto una presenza scura in un corridoio molto molto inquietante. Alcuni dei poliziotti non riescono nemmeno a rimanere un minuto all'interno della casa e raccontano di aver sentito un rumore fortissimo come di qualcosa di enorme che cadeva dal suolo. Quelli rimasti riescono ad arrivare fino alla stanza di Stefania, dove trovano delle immagini religiose sfregiate con dei grossi artigli e sentono continuamente dei colpi sulle pareti di tutta quanta la stanza. Notano anche una sostanza gelatinosa nera che cola dai muri, la cui provenienza è assolutamente inspiegabile. Le forze dell'ordine se ne vanno, non riuscendo a trovare una soluzione a quello che stava succedendo all'interno di quella casa. E ora so che molti di voi si staranno dicendo: ma perché non se ne vanno? Beh, la famiglia Gutierrez Lazzaro finalmente decide di farlo, solamente nel 1994, e abbandonano la casa facendoci entrare una nuova famiglia, i quali stranamente non testimoniano alcun fenomeno paranormale. Ed è qui che inizia una strana e particolare ipotesi. Forse quello che stava succedendo in quella casa era frutto della follia e dell'immaginazione di quella stessa famiglia. Molte persone infatti credono che i fenomeni paranormali e la possessione demoniaca della famiglia Gutierrez Lazzaro fosse tutta quanto una montatura, il che rende il tutto secondo me ancora più macabro, perché Stefania è morta veramente. A mettere benzina nel fuoco ci hanno anche pensato poi, anni dopo, due dei fratelli di Stefania, che hanno smontato l'intero alone di mistero e paranormale del caso, spiegando come la sorella non fosse mai stata effettivamente posseduta dal demonio, ma soffrisse di crisi epilettiche e una di queste crisi le avesse portata a perdere la vita. Era stata la madre a convincerli che Stefania era posseduta dal diavolo. Era stata lei che aveva creato tutta questa situazione solamente con l'obiettivo di avere notorietà. Contarono anche quello che era successo quella notte quando erano intervenute le forze dell'ordine e di come era stata in realtà la madre a creare tutti quei fenomeni paranormali, lei stessa. Ma c'è qualcosa di molto strano in questa testimonianza. E Stefania era stata visitata da moltissimi medici e nessuno di questi dottori aveva evidenziato un quadro clinico che includesse le crisi epilettiche. C'è chi infatti crede che questi due ragazzi abbiano cercato di cancellare e di riscrivere la storia, eliminando questa possessione demoniaca che per una famiglia così cristiana ha creato una vera e propria macchia per la loro cultura. Quello che ho notato da questa storia è che forse dovrei darci un po' più piano con la tavola Ouija, perché qualcosa mi dice che forse potrei fare la fine di Stefania. E forse non è il caso. Io non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Fatemelo sapere anche con un pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì 15, di sabato alle 10:30, e tutto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Vi mando un bacio grande grande e al prossimo video. Ciao!